quella è una telecamera. Non ci credo. Io besti. Ci hanno beccato. Proprietà privata. Madonna, che scrocchiata! Però il braccio più coatto del Lazio. Ragazzi, siamo a Roma in questo momento. Oggi, prima esplorazione romana. Abbiamo deciso di dare un tema a questo video, un tema sportivo. Infatti non sarà un'unica esplorazione, ma saranno due location in una. Per dimostrarvi che siamo a Roma, siamo usciti dalla macchina in questo momento. Non so cosa sia questa cosa. Come si chiama sta roba? Non facciamo la figura degli ignoranti. Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria. La prima location di quest'oggi, ragazzi, sarà lo Stadio Flaminio di Roma, quindi il secondo stadio abbandonato nel giro di poche settimane, dove Dadda ha esordito una quindicina di anni fa più o meno. Esatto. Ti do due informazioni su questo stadio, sì. Preparati, perché tra tutte le notizie che ho trovato ce n'è una incredibile e adesso te la dirò. Innanzitutto, la struttura è stata realizzata tra il 1957 e il 1958 dall'architetto Antonio Nervi, assieme all'aiuto di suo padre Daniel, no Luigi, Luigi, però effettivamente è stato inaugurato nel 1959. In realtà questo stadio è stato costruito sopra un altro stadio, che era il preesistente Stadio Nazionale, e lo Stadio Flaminio è stato costruito per ospitare i giochi olimpici di calcio del 1960. Dopodiché invece, già dagli anni 70, ha preso il posto del calcio il rugby, ha iniziato a ospitare le partite di rugby sostanzialmente, in particolare dalla nazionale di rugby italiana e anche da rugby Roma, dalla squadra di rugby Roma. Ha ospitato il Sei Nazioni per molto tempo, il torneo quello di rugby di Sei Nazioni. Fino al 2011 tra l'altro ospitò anche le partite dell'Atletico Roma, sempre calcio. Cos'è l'Atletico Roma? È una squadra professionistica che militava in Lega Pro. Serie C. In Serie C, esatto. Non so se C1, 2 o però era una squadra professionistica. Inizialmente lo Stadio Flaminio ospitava 40.000 persone, però col tempo c'è stato 40.000. Poi c'è stato un adeguamento delle strutture fino di media a 30.000 persone. Tra l'altro dal 2018, se non sbaglio, c'è anche un progetto di ristrutturazione che ancora non è stato messo in atto da parte dell'Università della Sapienza di Roma. La notizia incredibile che non ti ho ancora detto, preparati Daniele, preparati perché questo ti svolterà la giornata. Nel 1988 e nel 1992, aspetta, se mi dici Michael Jackson sapevo, si è esibito allo Stadio Flaminio. Non ci credo. Mentre nel 90 fu anche la volta dei Rolling Stones. Per presentare questa notizia, vai. Mi devi fare una roba. Vai. Ragazzi, andiamo a trovare Michael Jackson. Ci vediamo tra poco nella location. A tra poco. Ragazzi, mancano solo 9 minuti e siamo arrivati. La seconda location, ve la spiego dopo. È una location un po' particolare, non si trova proprio nel centro di Roma, ma in realtà non è abbandonata, non è mai stata inaugurata, cioè è finita nel dimenticatoio. È stata costruita e poi lasciata lì, milioni di euro spesi per nulla e abbandonati nel niente più totale. Dopo vi spiego meglio la storia. Oh, incredibile come ti abbiano dedicato una piazza, piazzale degli eroi. Sì. Tu sei l'eroe di cui avevamo bisogno, certo. Daniel. Eccolo ragazzi, ci siamo, ce l'abbiamo qui sulla sinistra, non si vede, ma è grandissimo veramente. Da fuori forse è più grosso del Sant'Elia, no, non è più grosso. Non lo so. Ma dove cazzo si entra, Dadda? No, ma questo qui è l'Olimpico. È l'Olimpico questo? Sì, questo ma va a cagare, dai! Per non farvi mancare nulla, ragazzi, all'interno di questo video abbiamo deciso di farvi vedere anche lo Stadio Olimpico. Non è abbandonato ancora, ma se mai lo sarà, io e Daniel verremo qui. Cosa ne pensi? Pazzesco. Guarda che figo qua, così tutta la piazza, no, lo Stadio Olimpico. Non vedo l'Olimpico, niente, solo Totti, il capitano grande. Il capitano Francesco Totti, con quel discorso finale in cui ho versato lacrime, anche se non sono della Roma, però tutti hanno pianto, tutti quanti. Laggiù in lontananza, ragazzi, sono piccolissimi, ma vediamo i fari. Ci siamo, mancano 500 metri. Sei felice? Sì. Non capiamo il perché, ma è pieno di macchine pullman fuori dallo stadio. Sì, sarà un parcheggio. Abbiamo parcheggiato, ce l'abbiamo esattamente qui sulla destra. Non è immenso lo stadio, si capisce che non è così grande da fuori. Però adesso andiamo a vederlo dentro per bene. Come sempre cammineremo attorno alla struttura per vedere se c'è un ingresso più semplice. Vabbè, intanto il cancello è molto più basso del Sant'Elia. No, beh, quello dietro no, però. Tu che sei alto 1,20. Andate a vedere su Wikipedia l'altezza di Riccardo. Andate a vedere su Wikipedia l'altezza di Dadda. Vediamo, così stai zitto una volta per tutte. Dadda, mi sa che è tutto chiuso così, Qua è aperto. Come è aperto? Ah, sì? No, è chiuso. Sì, vedi che era aperto. Eh sì, le ha messe dopo, sicuro. Qua forse è aperto. Sì. Sì, tutto chiuso anche qua.
Ah, la scala. Ma scusa, ma è messa apposta col lucchetto lì per scavalcare? Sì. Dentro lo sta. Ma c'è un'altra croce lì. Sì. Con i rosari. Ma perché? Non è che hanno sepolto qualcuno qua, Dada? Entriamo lì, Dada, dai. Sarà tutto così. Ma ti pare che facciamo tutto il giro dello stadio di nuovo? Ma tutto lì si blocca. Siamo proprio in via dello stadio Flaminio. L'unica, Dada, qua. Vabbè, andiamo, dai. Siamo dentro. C'è anche la piscina qua dentro? Come piscina, scusa? Sarà tutto chiuso. Dai, ci sarà una porta aperta, qualcosa. Wow. Tutto chiuso. Ma scusa, ma come si arriva allo stadio? No, lì c'è il cancello aperto. Vedi che è aperto lì? Vedi? Cosa c'è? Qua c'è palestra di pugilato. Hanno chiuso tutto con le fascette. Pensavo fosse più semplice. Occhio che c'è gente, però cazzo, ci hanno già visto, sicuro. Siamo dentro. Partellino della Champions. Come della Champions? Parte io, sto pensando solo a Michael Jackson. Parte una canzone di Michael Jackson. Vediamo com'è. Bello però. È più tenuta l'erba di Sant'Elia. Sì. Ma l'avranno tagliata, sicuro, eh? Sì. Cazzo, il campo da calcio qua, cioè nel senso, il campo di gioco, si vede meglio di Sant'Elia. Secondo te gli spogliatoi sono inaccessibili, quelle cose lì? Oh, è tutto intatto però, cazzo. Pensavo di trovarlo distrutto io. Sant'Elia che hanno distrutto qui. Sì, Sant'Elia è devastata in confronto. Ah, ma vedi che quello è proprio il tabellone del risultato? Sì. Bello. No, l'hanno tagliato per forza il terreno, Dada. Ovvio. Sarebbe altissimo, se no. Beh, comunque, giocare qui con un... In mezzo c'era Michael Jackson che si esibiva. Però è piccolo per Michael Jackson qua. Con lo stadio a urlare. No, dico, giocare qua anche. Come piccolo? Uno spettacolo di 50.000 spettatori? Un piccolo un cazzo? 30.000. Prima era 40. Adesso è 50. E la gente sull'erba? La gente sull'erba. 10.000 persone sull'erba. Sì, ma tu sai come funzionano gli i concerti? Tu vuoi solo a far vedere che più gente segue Michael Jackson come te. Invece non c'è nessuno. Se ce ne stavano 40.000 sopra, ce ne stavano altri almeno 5.000 per terra, in piedi. A meno che il concerto non fosse in mezzo a 360 gradi, ma dunque. Era 360 gradi, lo conosco, no, io quel pazzo di Michael. Daniele, come procediamo? Quale parte vediamo? La tribuna principale, un secondo e andiamo negli spogliatoi? Sì, ma sono tutti chiusi. No, io ho visto che ci sono già le porte aperte. Ho visto la porta aperta degli infermieri là. Secondo te gli spogliatoi sono di qua o di là? Gli spogliatoi? Ma non penso che neanche tu riesca a riconoscerli perché sono talmente... Cioè, dici? Avranno tolto tutto. Boh, proviamo. Tra l'altro quelli di quelle case là ci vedono benissimo. Ci vedono perfettamente. Andiamo un attimo in tribuna, scendiamo subito. Ma la tribuna non riesce a salire. No? No. Da qua? No. E come fai a salire? Da dietro? Da dietro. Vabbè, andiamo sotto allora. Guarda lì, hanno devastato tutto. Questa è l'entrata in campo. È l'entrata in campo dei giocatori. L'entrata di Michael Jackson. Ma stai zitto. Che ci sei... Non è che se una volta si è esibito. Si è esibito Dio qua. Sì, Dio. Non è rimasto neanche un vetro qua. Ma questa, scusa, è la zona tifosi? Che ambienti sono, scusa? Sono la bar, ma... Sì, qua c'è un bancone. No, no, non so. Boh. A me sembra un ambiente da ufficio questo. Dici? Dove andiamo? Non hai chiuso la porta lì? È il mio senso di orientamento qua. Tu non hai il mio senso dell'orientamento. E tu ci hai nascosto che eri qua tra il pubblico durante il concerto di Michael Jackson. Ma sono nato l'anno dopo. No, nel 92. Che strani sti ambienti. Qua si va in tribuna, Dada. Però sarà chiuso. No, cioè, si vede sfondato. No, è aperto. Qua ci sono i bagni completamente vandalizzati. Andiamo in tribuna a fare il tifo. Benvenuti allo stadio Flaminio di Roma. Questa è la tribuna d'onore. Guarda che poltroncine. Io voglio andare qua. Ah, vedi che qua è rimasto il segno del Sei Nazioni. Vediamo qui. Spettacolo qua. Non so quanto regga sta roba. Questa è la vista migliore dello stadio. Spettacolo. Qua si vede da Dio. Qua ce ne... Secondo te filmavano da qua? Sì. Vero? Qua è una visuale incredibile. O i telecronisti. Eh sì. O i telecronisti o c'era la videocamera qua. Da dov'è che siamo arrivati? Là? No, da dove siamo arrivati noi, scusa? Questa qui è l'unica tribuna... Sì, anche Sant'Elia era l'unica tribuna coperta. Però non è male come stadio. No, non è male, messo a posto uno stadietto così non è male, cazzo. Un stadietto, sì, 30-40.000 persone, sì, porca troia. Sì, gli spettatori dello Juventus Stadium. Sì, esatto, le stesse persone più o meno. Vabbè, scendiamo da... Magari non era a norma... Con la vicinanza al campo e anche senza pista d'atletica, quindi è proprio spiovente sul campo. Quando è che ha abbandonato? Fino al 2011, se non sbaglio, l'ultimo anno. Torniamo giù, andiamo a vedere se ci sono gli spogliatoi qua. No, neanche io. Non sono stato io. Ho sentito proprio sbattere io. Sì, sì, sì. Quello, questo è un rumore. Il primo rumore è qualcuno che ha sbattuto qualcosa. Sì. Sicuro. Beh, gli spogliatoi possono essere solo qui, immagino. O no? A me sembra l'entrata in campo delle squadre questa. C'è lo spogliatoio dell'arbitro. Spogliatoio master. Sì, erano questi, guarda. Guarda qua il tubo. Sì, quello dolce. Hanno tolto tutto però. Sì.
È stato smantellato tutto quanto. Qua è una sala controlli. Questa è una palestra. Questa è la parte sotto non usata, penso. Ma guarda che foro che hanno fatto qua. È la parte sotto delle tribune. Sì. Ma scusa, ma gli spogliatoi degli arbitri si aprono, no? Spogliatoio master. Questo sarà chiuso, sicuro. No. C'è niente. Piccolissimo. Sì, tutti ambienti vuoti. Che spogliatoio piccolo, l'arbitro. Beh, è piccolo, però. No, per una persona ci sta. Spogliatoio ospiti. Questo è piccolo, scusa. Cazzo, ci sta qua dentro? Spogliatoio fiori. Spogliatoio fiori. Questo sarà, mi sa che quello. Sì, questo è grande. Questo è bello grande. Che bestia. Questo è bello grande. Wow. Sì. Sala presidenza. Cazzo, non è rimasto niente, guarda. Niente, neanche un tavolo. Comunque era un ambiente, tra virgolette, non vecchio. No, interno. Infatti non sembra vecchio. Cioè, è tenuto male adesso. Media room. Un lavoro ristrutturato, penso che sia questo un ambiente 88. No, se l'avranno ristrutturato, sicuro. Era l'ascensore pure. Sì, c'era in tribuna. Eh sì, tanta roba. È vero, non sembra vecchio, cavolo. No. Qua si esce forse. Ma perché la roba? Perché? Forse volevano fare qualcos'altro. Eh sì, è proprio la parte sotto la tribuna. Cosa ci fa un ombrello lì? Va bene, andiamo a vedere l'altra parte e basta. L'altra tribuna. Ma vuoi vedere la tribuna? Sì, sotto. Chissà in quale stanza si è cambiato Michael Jackson, il tuo idolo. Cosa che lui ha toccato qua, questo terreno? Non sei mai stato così vicino a Michael Jackson in vita tua. Ragazzi, mettete 100.000 like se che Riccardo mi porta a Los Angeles sulla stella di Michael Jackson a ballare sopra la sua stella. A fare 2-3 moonwalk. Ragazzi, scusateci veramente. Scusateci di cuore. Mannaggia, ho comprato il drone. Abbiamo comprato il drone, ci siamo dimenticati di caricarlo. Volevamo fare una dronata incredibile qui e... Dai, prossimi video, dai. Questo era il posto perfetto. Esatto, e soprattutto quello di dopo era il posto perfetto. Dai prossimi video, raga, vi promettiamo che utilizzeremo anche il drone. Domani faremo il pranzo romano. Faremo andare il drone nel ristorante. Ma va a cagare. L'ultima parte di questo stadio è questa tribuna. Sotto ci dovrebbe essere qualcosa. Qua avevo visto aperto, mi sa. Secondo me qui scopriremo una cosa incredibile. Sì. Guarda qua come continua sotto le tribune. C'è niente? Perché mi guardi così? Sono i bagni questi, dado. C'è niente qua. Ma scusa, io avevo letto piscina, palestra. Fuori l'avrei letto. Un po'. Dov'è la piscina qua? Sotto la tribuna. Ma che sotto la tribuna? Cosa siamo? Nel futuro? Sotto la tribuna. Guarda che qua fuori c'era scritto piscina. Te l'ho anche detto. Vedo quanto mi ascolti. Magari era dentro la piscina. No, piscina ti era indicato. Questa è la piscina sotto le tribune. Sarà fuori un impianto. Questa roba sotto, che non fa parte della tribuna? Sì, che fa parte della tribuna. Sotto la tribuna. E perché allora ci sono ste stanze? Ma che stanze? Guarda lì, ingresso tribuna e piscina. Sarà sotto. Sarà sotto? Sì, ma è una roba inaccessibile, sicuro. Sì, l'avranno chiusa. Sì, sì, lo so. Io avevo letto questa scritta. Però è chiusa, cavolo, peccato. Dopo uno spuntino proteico rigeneratore, siamo delle persone nuove, ci stiamo dirigendo verso la seconda location, la città dello sport, che è situata nel quartiere di Tor Vergata. Ci mancano 14 minuti e siamo arrivati nel posto. Ci siamo, la vediamo in lontananza. Il posto dove stiamo andando è proprio quello. Guardate quanto è grande, è una bestia questa struttura, una costruzione gigante. Dopo mezz'ora di giri con l'auto abbiamo capito grosso modo come è fatto il posto. Tanto, ciao Daniel. Vi do due informazioni. Il posto, come detto prima, si chiama Città dello Sport, chiamata anche comunemente come Vela di Calatrava, perché l'architetto che l'ha progettata si chiama Santiago Calatrava, era un architetto spagnolo. Perché è stata costruita questa struttura? È stata costruita per ospitare i campionati mondiali di nuoto del 2009. Infatti troveremo una parte che dovrebbe essere adibita solo per il nuoto, e a fianco ci dovrebbe essere anche la struttura di base di tipo di un campo da basket e di un campo da pallavolo. Il progetto originariamente fu iniziato nel 2005, ancora quando c'era Walter Veltroni. Però dopo, che cosa successe? Per il protrarsi dei lavori, ma soprattutto per l'aumentare vertiginoso dei costi. Di cosa? Di realizzazione. Fallì tutto quanto. C'era un progetto. C'era il progetto. Il progetto iniziale prevedeva un impianto di circa 60 milioni di euro. Nel momento in cui il progetto fu venduto all'appalto, raddoppiò, 120 milioni di euro. E dopo raddoppiò ancora fino a 240 milioni di euro. Complessivamente si stimò che per realizzare il tutto avrebbero dovuto spendere 660 milioni di euro. Per quella roba là. E allora hanno fatto bene. Hanno fatto bene cosa? Hanno comunque speso sicuramente milioni di euro per realizzare questa struttura, ed è stata completamente lasciata abbandonata. Non ci sarà granché dentro, però noi andiamo a vederla perché dal punto di vista architettonico è qualcosa di incredibile. Fondo del comune? Eh? Del comune? O non privato? Lo so, non so se è privato del comune. Penso comune. Nel senso, il progetto
una cosa del comune. Sì, il progetto penso sia una cosa del comune. Poi non so se l'appalto l'abbia preso un'azienda privata o una cosa del genere, però il progetto iniziale penso sia del comune. Ottimo, non c'è nient'altro da dire, anche perché questa struttura non ha una storia, quindi le informazioni sono veramente poche. Buona esplorazione a noi. Da quando non è stata sverginata? Da quando è che non è stata sverginata? Non è stata inaugurata dal 2005. Ok, quindi 17 anni fa. Non puoi neanche dire che è abbandonata. No, non è abbandonata, è nuova, è una struttura nuova che per la prima volta è vergine. È vergine. Per la prima volta esploreremo una struttura completamente nuova, mai utilizzata. Come sempre abbiamo parcheggiato in mezzo al nulla e adesso ci avviamo a piedi. Andiamo. Vai Fioi. Posso dire che questo è proprio un esempio di spreco? Posso dirlo? Oh Dadda, entriamo da là. Sono 30 gradi oggi ragazzi, che sogno. Così per, a piedi, nelle rotonde. Adesso passa la polizia e ci ferma di sicuro. Teoricamente è tutto aperto, forse. Ah no, mi sa che comunque è chiuso, eh. Ah no, è aperto. Andiamo di qua. Oh. Speriamo non passi qualcuno adesso. Qua c'è un sentiero, quindi sicuro sono entrati da qua. Questa è una strada chiusa. Ma cosa vuole questo? Si ferma per chiamare i carabinieri? E noi scappiamo dall'altra parte. Comunque non siamo ancora dentro il posto. Ma dove porta sta strada? Vedi, non porta proprio dentro, eh. Quelli là sono tutti murales. Quindi c'è già entrata un botto di gente, sicuro. Sì. È aperto? Sì, l'ho detto prima. È tutto aperto allora? Sì. Aia, che sensazione di libertà, ti te lo stavo per dire. Senti che benessere. Quella è una telecamera. Non ci credo. Io besti. Ci hanno beccato. Vabbè, glielo diciamo. Buongiorno. Salve. Ma dove state entrando? Sì, volevamo vedere il posto, vabbè. Sì, immaginavamo. Niente. Proprietà privata. Va bene, okay. Grazie. Grazie. Salve. Ciao. Siccome mi immagino che comunque siate desiderosi e curiosi di vedere alcune immagini di questo posto, ho contattato un mio amico di Roma, soprannominato Scheggia, che tra l'altro realizza esplorazioni anche lui. Vi lascio il suo canale qui sotto in descrizione. E siccome è riuscito un anno fa proprio ad esplorare questo posto, gli ho chiesto gentilmente se potessi rubargli le sue immagini. Lui ha detto di sì, quindi lo ringrazio di cuore. Eccoci qui, fino a alla vela di Calatrava. La cosa che dà subito all'occhio sono i vari murales che sono presenti qui. Su ogni colonna c'è almeno un murales. Quelli forse sono materiali da lavoro, secchi di vernice. Qua è grigio. Qua vedete com'è? È ben rifatto, vedete proprio lo scalo di colore. La grande piscina mirata alle Olimpiadi e si scende nei sotterranei. Olè. Anche se vuoto, questo posto presenta veramente tantissimi corridoi. Quella è la piscina al coperto. Ci siamo. Spettacolo, eh? Bella storia. Non ci credo. Quindi è attiva quella videocamera là sopra. Non ci credo. Vabbè, almeno non ci hai rotto i coglioni. Non l'hai fatto chiamato da nessuno, eh? Sei sicuro? È arrivato in un secondo, è possibile. Ci sono delle videocamere attive. Sì. Guarda, vedi, non quelle in alto, a metà palo ce n'è una. Ah, bravissimo, esatto. È una cosa privata, magari lui deve stare qua tutto il giorno. Ah, dici? Sì, capito. Sì, sì, ma magari di notte. Nel tempo in cui è arrivato vuol dire che era in giro qua dentro. Sì, però ci ha visto da qualche parte. Sì, ma è arrivato in un minuto. Sì, ma perché sapeva che eravamo in quel punto. Ah, sì. Perché è arrivato proprio preciso, non è che stava passando a caso, dico. Sì, capito sì. Quello che intendo dire? La vita è fatta anche di sconfitte. Ragazzi, la vita è fatta veramente di sconfitte, ma questo non ci fermerà. Perché sfonderemo i cancelli con la macchina e ce ne fregheremo il cazzo. No. A parte gli scherzi, ragazzi, la guardia è stata anche molto educata e gentile, sì, nei nostri confronti. È venuta lì sorridendo, sì, quindi probabilmente, come hai detto tu, è una cosa che succede spesso. Ci ha detto semplicemente di uscire, perché... Prego, da dove siete arrivati? Esatto, perché comunque si tratta di proprietà privata. Non sappiamo esattamente di chi, però proprietà privata. Per la vigilanza. E niente, ragazzi, ci dispiace. Noi abbiamo provato comunque a realizzare questa esplorazione, però è fallita. Succede anche questo, ci piace a volte anche condividere con voi i nostri fallimenti. Per fortuna fino adesso c'è andata anche abbastanza bene. Tre volte forse è successo. Esatto, in tutte le esplorazioni ci è successo solo tre volte. Com'è stato il posto, Daniel? Ma... Da lontano. Dai, da lontano. Da lontano imponente come imponente. Struttura, sì, altissima, fatta bella, però non abbiamo visto niente. Niente. Dà un po' l'idea di struttura
Expo Milano. Esatto, sembrava una cosa per una fiera. Al di là di questo, non riusciamo a capire esattamente come ci ha scoperto la guardia. Forse attraverso una videocamera, perché è arrivata di corsa esattamente nel punto in cui eravamo e arrivava da lontano anche, probabilmente dall'altra parte. Sì, o comunque girano all'interno. Esatto. Cioè, ci ha proprio visto arrivare nella nostra tranquillità. Secondo me è proprio stata una videocamera, ha detto guarda questi stronzi che stanno passando di qui. Coglioni. E ci ha raggiunto in macchina. Ragazzi, io vi ringrazio comunque per aver visto il video fino a qui. Ringrazio Daniel per queste esplorazioni fallimentari. E niente raga, noi ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti e nel prossimo video. Ciao.